questa primavera non è soleggiata, ma sicuramente sarà piena di fiori. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. È da tanto, da troppo che non ci occupavamo di botanica. Scherzo, non avete sbagliato canale. Oggi, come avete letto dal titolo, faremo insieme il fiore di carta più semplice del web. Facilissimo da fare, pochissimi tagli, solamente quelli essenziali. È un incollaggio facile, 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 con un risultato veramente strabiliante. Una peonia. Eccole qua, nelle loro varianti, una più semplice e una più complessa, che adesso complessa, voglio dire, con qualche taglio in più, e adesso scopriremo subito insieme come si fa. Prima però mi preme ricordarti che se vuoi aiutare Arte per Te, clicca sul pulsante PayPal e aiuta fattivamente e attivamente il canale a crescere. Tutti i vostri contributi verranno investiti sul canale per apportare delle migliorie tecniche, di questo potete starne certi. In più, se invece mi vuoi aiutare moralmente, pollice in su, condivisione a questo video, ma soprattutto iscriviti ai miei social. Instagram Arte per Te ti aspetta, Facebook Arte per Te ti aspetta, Twitter Arte per Te ti aspetta, Pinterest, sono ovunque, Arte per Te vi aspetta. Bene ragazzi, basta tediarvi, adesso non mi rimane che farvi vedere come ho fatto queste facilissime peonie di carta. Allora, ecco l'occorrente per creare le nostre peonie di carta con la tecnica più facile che esiste sul web. La prima sarà questa, con una tecnica senza grandi tagli, e la seconda sarà questa, che sarà l'upgrade, lo step successivo. Sono dei fiori bellissimi che adesso vi dirò come si fanno. Ci occorreranno 6 foglietti di carta quadrati del colore che preferite, io li ho 9x9, della colla o della colla a caldo, io uso l'attaccatutto aceto vinilica, il link per comprarla ve lo do qua, me lo lascio qui giù in info box, mi chiedete sempre dove si acquista, giù in info box trovate tutto, un paio di forbici e delle forbicine, oppure delle forbici come queste che hanno il taglio ondulato, ma comunque un taglio così ondulato si può fare molto facilmente anche con delle forbicine, e anche una matita potete usarla sia quella tondeggiante, ma io mi trovo meglio con questa esagonale perché dà un andamento più movimentato ai petali. Iniziamo subito, lavoriamo i nostri fogliettini di carta, poniamoli dinanzi a noi nel senso romboidale, quindi sovrapponiamo gli angoli opposti, così creeremo in questa maniera un triangolo isoscile che piegheremo nuovamente piegando in due il lato più lungo. Quindi ripieghiamo in due il lato più lungo. Facciamo questo con tutti e 6 i nostri fogliettini. Con le forbici pressiamo bene le pieghe dei nostri foglietti, quindi prendendo e tenendo in basso l'angolo chiuso, cioè, mi spiego meglio, l'angolo che è il vertice del triangolo isoscile aperto, ecco, questo lo teniamo verso il basso, e pratichiamo 2 tagli belli profondi a segnare proprio la lunghezza del petalo, anche, vedete, sui laterali. Prendiamo le forbici a zig zag, oppure voi fatelo semplicemente con le forbicine, e appunto movimentiamo tutto il margine superiore. Ho detto forbice a zig zag, ho sbagliato, intendevo le forbici ondulate, ma lavorare e parlare contemporaneamente, ragazzi, è molto difficile. Allora, quello che si avrà alla fine sarà questo. Dobbiamo averne 6. Continuo così con tutti i miei petali.
prendiamo i petali e diamogli un movimento arrotolandoli su una matita. Questa è la parte che potete decidere se volete più liscia o più movimentata a seconda della matita che usate. Con una matita, vi dicevo, sfaccettata, sicuramente le pieghe verranno leggermente più movimentate. Non immaginate che vengano super pressate, ma a noi interessa poco, l'effetto sarà bello lo stesso. A questo punto prendiamo un fiore, prendiamo una striscia di petali e mettiamo un po' di colla al suo centro, così. Quindi prendiamo i petali successivi, ammacchiamo un pochino e posiamoli qua al centro, sfalzandoli in modo che i petali della seconda linea si intersechino con quelli della prima. Col terzo strato di petali dobbiamo essere un pochettino più forti nella piega, quindi prendiamo, stringiamo attorno al dito, così, quindi pieghiamo bene. Potete usare anche uno strumento per farlo, che ne so, prendo la prima cosa che mi capita, un evidenziatore, e stringo attorno all'evidenziatore i miei petalini, così, voilà, e un punto di colla messo per bene e adagio sempre al centro, sfalzando leggermente i petali. Proseguo così anche con la fila successiva, però vado a rimpicciolire l'oggetto contro cui stringo i miei petali, in modo che il giro venga via via più piccolo, stando attenta a non ammaccare la parte superiore dei petali. Quindi metto un punto di colla anche qui e poggio e sfalzo anche qui l'andamento. Adesso piego ancora di più i miei petali, quindi li stringo fortissimamente attorno ad un oggetto piccolo e schiaccio. Chiudo un po' la corolla e col mignolo inserito dentro appiattisco anche la base, così. Metto un punto di colla e con un oggettino sottile inserisco e appiattisco anche. L'ultimo strato di petali è quello che dovete più di tutti piegare, proprio senza remissione di peccati. Dovete stringere, appiattire la base, ma soprattutto chiudere la parte sommitale, perché darà vita a quello che è il bocciolo centrale. Punto di colla anche al centro e andiamo a inserire. Guardate che meraviglia! Guardate, quindi è una pronta. Se volete, dietro potrete aggiungere anche un giro di verde, ma potete usarla anche così, da attaccare su pacchi, regali, biglietti, quello che vi pare. Bene, ora vi faccio vedere invece come ho fatto questa, più effetto ninfea, diciamo così. È anche bella, ha il giro sfrangiato, le foglie sono più aperte, ma vediamo come l'ho fatta. Ci occorreranno 6 quadratini di carta della dimensione che preferite. Sappiate che a seconda della dimensione del quadrato risulterà più grande o più piccolo la vostra peonia, quindi regolatevi di conseguenza. La mia è 10x10. Poi un foglio di carta che sia un po' più lungo dei foglietti del colore che abbiamo preferito per fare la peonia, quindi io ho un 14x14, perché con questo faremo le foglioline. Cosa bisogna fare? Porre dinanzi a noi il quadrato a mo' di rombo e sovrapporre gli angoli che stanno l'uno di fronte all'altro, quindi uno, si formerà un triangolo isoscile, lo girerò e dividerò il lato più lungo in due, sovrapponendo gli angoli. Di nuovo divido il lato più lungo in due, voilà, e
schiaccio ben bene le linee con le forbici. Vado a disegnare un petalo. 1, 2, 3, 4, che tirerò giù, quindi con 4 movimenti ad ondina, così. Quindi ritaglio e quello che avremo alla fine sarà questo. Voilà, facciamolo con tutti i petali che abbiamo creato a forma di triangolo. Adesso cosa dobbiamo fare? Su ogni fiore dobbiamo fare questo lavoro di accartocciamento sulla matita. Quindi puntiamo al centro, apriamo un po', mettiamo un punto di colla e adagiamo l'uno sull'altro le prime due corolle, tac, in maniera che si attacchino. Mettiamo un punto di colla al centro, molto poca, apriamone un lembo fino al centro, sovrapponiamo un po' le due foglie senza incollare, senza niente, e chiudiamo sovrapponendo leggermente due petali. Apriamo il fiore fino al centro, dal terzo strato in poi, e chiudiamo maggiormente senza incollare, sovrapponendo totalmente il primo petalo. Mi raccomando, non mettiamo il primo petalo dove abbiamo messo l'altro, spostiamolo un po' più in là. Prima però cerchiamo di accartocciare, ponendo il dito al centro, un po' di più il fiorellino, quindi i petali. Quindi punto di colla, sovrappongo, ultimi due, anche qui taglio fino al centro, punto di colla e punto. Ultimo, questo l'ho presso più di tutti, giro, questo l'ho presso più di tutti, arrotolo all'indentro creando una sorta di spirale che questa volta appunto all'esterno, così, punto di colla al centro e schiaccio. Una volta che il fiore è formato aspetto che sia ben asciutto, lo lascio da parte, nel frattempo mi dedico alle foglie col quadrato più grande, chiudo, richiudo e richiudo esattamente come ho fatto per i petali, e do la forma del fogliame. Apro, quindi anche qui presso bene le foglie, e adesso che si è asciugato prendo i petali e li chiudo con le mani, così, un po' a corolla, stringendo dal basso. Alla fine, se vi rimane un buco al centro, fate un altro triangolino, sfrangiatelo tutto quanto, così, anche questo tagliamolo al centro e pieghiamolo pressandolo col dito, così, senza dare una grande forma, punto di colla e, aiutandoci con una matita, infiliamolo e pressiamolo al centro, punto di colla e richiudiamo. E la nostra delicatissima e bellissima peonia di carta
e pronta per abbellire biglietti, scatole, suppellettili. Spero che questo modo semplicissimo di fare questo fiore vi sia piaciuto. Provatelo anche con la carta velina, viene ancora più bello e più delicato, oppure con carte più spesse per farlo venire più coriaceo. Divertitevi a creare quello che preferite, vi lascio alle foto e fatene tanti un po' più piccoli, almeno 3, perché presto faremo la card per la festa della mamma proprio con questa tecnica. E noi ci vediamo dopo le foto. Ciao! Preferita, quella rosa super semplice o quella gialla un po' più arzigogolata? Fatemelo sapere qui giù tra i commenti e fate tantissime peonie per i vostri bigliettini. Noi queste, non proprio queste, più piccole e con diversi materiali, le useremo molto presto per il bigliettino della festa della mamma, che sarà un trionfo di bellezza e di dolcezza. E allora, dandoci appuntamento su questo prossimo video, non mi rimane che salutarvi, mandarvi un grande bacio e darvi appuntamento a tutti sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!